€1.000 al mese. E qui è una questione anche di disponibilità economica. Gli Stati Uniti hanno varato la più espansiva manovra, credo, dagli anni 30. Ieri un'altra notizia ci ha colpito, quella delle famiglie a rischio sui mutui e sui prestiti. Sono dati Banca Italia rilanciati, come vi dicevo, dalla FABI. Lando Maria Sileoni, segretario generale della stessa, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci sono preoccupanti dati su mutui e prestiti, le adesioni alla moratoria e soprattutto la preoccupazione quando finiranno i 18 mesi di moratoria, giusto? Sì, perché parliamo di 300 miliardi di euro di prestiti congelati, di questi interessano quindi 2,7 milioni di clienti. Le do due numeri estremamente significativi. Sì. Di questi 198 miliardi riguardano 1.300.000 aziende, mentre gli altri 95 miliardi riguardano 1.400.000 famiglie, quindi un dato veramente molto importante. E a complicare la situazione, ecco, guardi, faccio un passo indietro. In questo caso io parlo, c'è una responsabilità ben chiara da parte dell'EBA. Che cos'è l'EBA? L'EBA è una delle istituzioni bancarie più importanti a livello europeo, insieme alla Banca Centrale Europea. Perché chi ha detto l'EBA? In questo caso parliamo di cinismo, indifferenza, superficialità e forse anche disprezzo. Di fatto l'EBA ha puntato una pistola alla tempia delle banche, contestando alle banche la possibilità di in qualche modo di garantire flessibilità nell'utilizzo del conto corrente quando a giugno scaderanno queste moratorie. Che vuol dire flessibilità? Ce lo spieghi? Significa molto probabilmente che se le rate non vengono pagate le famiglie saranno segnalate a sofferenza, perderanno il diritto di poter utilizzare altri affidamenti anche da parte delle altre banche e in caso di imprese passate comunque a sofferenza perché non pagano c'è il rischio del fallimento della stessa impresa. E quale sarebbe la soluzione invece più equa, più ragionevole a suo avviso? La soluzione è quella che abbiamo chiesto noi al governo e Banca d'Italia che si stanno comunque in qualche modo muovendo. La stessa cosa ha fatto il presidente dell'ABI Patuelli, il presidente delle banche, e cioè quello di prorogare la scadenza di giugno prevista dal decreto Conte a dopo, cioè a quando sarà conclusa la stessa pandemia, e quindi dare respiro e dare la possibilità alla stessa azienda di riaprire e poi mettersi in qualche modo in regola. Ma il problema fondamentale è che non possiamo assolutamente con un coltello sotto la gola mettere in difficoltà le nostre famiglie e le nostre imprese, perché c'è un'istituzione in Europa che insomma tra l'indifferenza generale, utilizza una forma di cinismo molto chiaro forte. Quello che ci ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI. Ovviamente seguiremo quello che accadrà nelle settimane a venire, lo seguiranno le nostre trasmissioni di approfondimento economico.